Buongiorno a tutti, sono Elena, la vostra farmacista Problem Solving, www.farmacia-italia.it. In questo video vi parlerò dei rimedi che si possono utilizzare per attenuare o eliminare i sintomi fastidiosi dovuti alla menopausa. Quindi, in primo luogo, bisogna focalizzare l'attenzione su che tipi di problematiche si possono riscontrare in questa fase della vita. Il primo sintomo è la vampata, per cui la donna si sente improvvisamente in ebollizione, suda e la pelle diventa rossa. Un altro sintomo che crea stanchezza è l'insonnia. Cambiano poi le forme, perché il metabolismo rallenta e aumenta il giro vita. Inoltre c'è maggiore predisposizione a patologie metaboliche, diabete e colesterolo. Altre donne hanno un'alterazione del tono dell'umore, accompagnata da ansia e depressione. Aumenta la predisposizione all'ipertensione e poi ci sono problemi legati alla secchezza della pelle e vaginale, che cambiano per carenza di estrogeni. Non è da sottovalutare il trofismo vaginale, infatti la sessualità cambia molto, scende desiderio e c'è meno morbidezza e lubrificazione. C'è anche un aspetto che riguarda il tessuto osseo, una maggiore predisposizione all'osteoporosi e alle fratture ossee. Le ossa tendono ad indebolirsi e diventare sempre più fragili. Per quanto riguarda i rimedi naturali, abbiamo il trifoglio rosso e gli isoflavoni di soia, che sono dei fitoestrogeni, con una struttura molecolare simile agli estrogeni. Mimano gli estrogeni con un effetto più blando, controllando con successo le crisi vasomotorie, ossia le vampate. Tengono basso il colesterolo, migliorano l'insonnia, raggiungono il tessuto genitale, migliorando l'umettazione e l'atrofia, inoltre rafforzano le ossa, riducendo le fratture e la predisposizione all'osteoporosi. Un altro integratore che agisce prevalentemente sull'aspetto metabolico e il peso è a base di acido lipoico, inositolo e monoccolina K. Riduce le probabilità dell'insorgenza di sindrome metaboliche, poiché permette di migliorare la risposta cellulare all'insulina ed evita l'insorgere di irsutismo, aumento di peso, diabete e colesterolo. Per ciò che riguarda i rimedi topici sulla pelle, ci sono creme a base di citonacre, che è un biocristallo estratto dalla madreperla di un'ostrica australiana, ricco di proteine e fattori di crescita. Il principio attivo in esso contenuto ha un'azione simile agli estrogeni, quindi è in grado di ridare vitalità alla pelle, ridurre la secchezza, aumentare lo spessore. Inoltre, distribuire anche meglio la melanina. Altri validi fitoterapici sono la salvia, perché è ricca di fitoestroli che mimano gli estrogeni, efficace su tutti i sintomi. La melissa, la passiflora, il biancospino, che agiscono sui disturbi di pressione, ansia, digestione e palpitazioni. E l'equiseto, che è un ottimo rimineralizzante delle ossa e previene l'osteoporosi. Ci sono anche degli ottimi rimedi omeopatici, come la Cesis Mutus per le vampate, i cambiamenti d'umore, il mal di testa e le palpitazioni, la tuia per i sintomi dell'apparato genitale e l'ignazia per i sintomi psichici. Per maggiori informazioni, www.farmacia-italia.it. Arrivederci da Elena, la vostra farmacista Problem Solving. Ricordatevi, più informati, più sani.